Ti ricordi l'ultima volta che sei andato in spiaggia? Probabilmente hai visto anche questa. Ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica si riversano nel mare, arrivano dai fiumi, dalle spiagge o dalle attività di pesca. Gli agenti atmosferici degradano e riducono la plastica in una moltitudine di frammenti che viene mangiata dalla fauna marina ed entra così nella nostra catena alimentare. La maggior parte della plastica galleggia e viene trasportata dalle correnti, dai venti, verso 5 zone di accumulo principali. Abbiamo generato una mappa delle correnti marine utilizzando i dataset della NASA e l'abbiamo confrontata con una simulazione della deriva dei rifiuti. La plastica si accumula nelle zone con minor corrente in corrispondenza delle regioni più inquinanti. Una delle principali aree di accumulo è quella tra la California e le Hawaii. Si stima che qui siano presenti circa 80 kilotonnellate di plastica distribuite su una vasta regione, con una densità compresa tra i 10 e i 100 kg al chilometro quadrato. Oltre a ridurre il consumo di plastica e prevenirne la dispersione in mare, è necessario raccogliere quella già presente. Abbiamo pensato a un trimarano, un'imbarcazione a tre scafi, connessi da una struttura ondulata, nel nostro caso lungo 25 metri e largo 13. È progettato in modo tale da essere autonomo ed è alimentato al 100% dalle energie rinnovabili. Abbiamo circa 200 metri quadri di pannelli solari e una turbina eolica di 1,5 metri di diametro. A bordo è previsto un set di batterie dimensionate in modo da garantire l'attività notturna a regime. Questo impianto energetico ci consente di avere energia a sufficienza per navigare e alimentare le varie utenze di bordo. Tra queste la principale è quella dedicata alla raccolta della plastica. Il sistema è costituito da due reti poste tra gli scafi del trimarano, con sezione a C, che si immergono fino a 0,5 metri di profondità. La maglia della rete è larga 1 millimetro. Questo ci consente di raccogliere anche la maggior parte delle microplastiche. Ogni 4 ore le reti vengono sollevate tramite tiranti fissati alla copertura e rovesciano i rifiuti che vengono raccolti sul nastro. È prevista anche una struttura che impedisce alla plastica di ricadere nel mare. Il nastro trasporta la plastica all'interno dello scafo centrale, dove viene immagazzinata fino alla fase di scarico, quando verrà estratta da poppa. Una missione tipo è divisa in 3 fasi. Il raggiungimento dell'area di raccolta necessita di 4-5 giorni di navigazione, durante i quali le reti vengono sollevate in modo da ridurre la resistenza con l'acqua. La raccolta della plastica avviene in 30 giorni. In questo periodo stimiamo di raccogliere tra i 600 e i 6.000 kg di plastica circa. La traiettoria del trimarano viene calcolata sulla base dei dati sulle correnti e i venti che la NASA rilascia a cadenza settimanale. Vogliamo navigare nelle zone di minima corrente, dove è maggiormente concentrata la plastica, ed evitare cattive condizioni meteo. Infine, in 4-5 giorni, l'imbarcazione ritorna in porto, dove viene scaricata la plastica e vengono effettuate eventuali manutenzioni. Questa configurazione multiscafo ci permette di avere una maggiore sezione utile di raccolta a parità di dimensioni della rete. In un monoscafo il flusso dell'acqua attorno alla carena centrale tende infatti ad allontanare i rifiuti superficiali verso l'esterno, mentre nel nostro caso i rifiuti deviati confluiscono nella rete. Inoltre la struttura curva tra i 3 scafi ci garantisce un'ampia superficie su cui disporre i pannelli solari necessari per la sufficienza energetica dell'imbarcazione. Il progetto si propone quindi di raccogliere tra le 5,6 e le 56 tonnellate di plastica all'anno, che corrispondono a più di 500 milioni di frammenti. Questo risultato si raggiunge con un'unica imbarcazione, ma costruendo una flotta di trimarani, oltre a abbattere i costi di costruzione, si potrebbero raccogliere molti più rifiuti. I nostri punti forza sono l'utilizzo esclusivo di energie rinnovabili. A parità di prestazione evitiamo di consumare 45 tonnellate annue di CO2, corrispondenti a 19.000 litri di benzina consumati. L'imbarcazione è adatta a qualsiasi oceano ed è progettata per raccogliere tutte le tipologie di plastiche, dalle microplastiche agli oggetti di maggiori dimensioni. Ovviamente abbiamo anche a cuore la salvaguardia della fauna marina. Il trimarano procede infatti a velocità ridotta e la rete si immerge di solo 0,5 metri, così i pesci possono facilmente evitarlo. Spread your wings towards a plastic-free future.